Il rapporto che oggi abbiamo presentato racconta la capacità sfidante che Milano, la sua regione metropolitana e la sua città metropolitana stanno avendo nell'ultimo periodo. Questa capacità si è analizzata percorrendo una strada che riguarda il confronto delle capacità e dei risultati che Milano ha ottenuto rispetto a quelli che consideriamo i motori d'Europa. Per questo motivo si sono visti tanti indicatori e gli indicatori sono stati confrontati con realtà diverse al fine di individuare quale fosse il posizionamento di Milano. Abbiamo detto all'inizio, prima quasi mai, seconda sempre. Questo posizionamento porta Milano ad essere sul tetto d'Europa e ad avere un'opportunità incredibile per quello che riguarda il nostro settore nello specifico, quindi il settore immobiliare di sviluppo per il futuro. Gli investitori internazionali e gli investitori italiani hanno apprezzato il capoluogo negli ultimi 3 anni e le aspettative sono ancora estremamente elevate per il prossimo biennio. Il mercato immobiliare ha risposto sia per quello che riguarda l'ambito residenziale, sia nel capoluogo che nel resto della provincia, e per quanto riguarda l'ambito terziario e commerciale, in modo particolare per il capoluogo, con buoni risultati, crescita degli scambi e in fondo anche un pochino di miglioramento per quello che riguarda prezzi e canoni.